Ciao a tutti! Oggi prepareremo la colomba ciocco caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, burro, uova, latte, aroma di mandorle, caffè ristretto, cacao amaro, lievito, vanillina, sale, cioccolato bianco e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Questa dose è per uno stampo da colomba da 750 grammi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro, lo zucchero e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Adesso chiudiamo il bimby senza misurino, azioniamolo a velocità 4 e uniamo dal foro del coperchio le uova una alla volta. Facciamo amalgamare fino a quando il bimby non arriverà a un minuto. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la farina. Il cacao, il caffè, l'aroma di mandorla, il lievito e il pizzico di sale. Il latte ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo nello stampo per colomba da 750 grammi. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. La colomba è cotta, lasciamola raffreddare completamente. Nel frattempo prepareremo la glassa. Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato bianco e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Adesso lo faremo sciogliere per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. Il cioccolato è perfettamente fuso. Adesso riprenderemo la colomba. Versiamo il cioccolato fuso su tutta la colomba.
Livelliamo bene. Cospargere con le gocce di cioccolato. Lasciamo solidificare il cioccolato a temperatura ambiente. Colomba Choco Caffè. Grazie e alla prossima ricetta.